Restate lì perché alla fine vi dimostrerò che anche senza competenze, senza attrezzatura, si possono fare dei video brutti. Questo sono io alla fine del 2014. Dopo un cortometraggio. Dopo un cortometraggio. Cortometraggio. Chuck. Avevo letto che la malattia del secolo era la depressione, volevo parlare di quello. L'idea di base era un ragazzo che soffre di depressione per qualsiasi motivo e che riesce a guarire grazie a se stesso, grazie alla sua coscienza, esattamente quando prende coscienza di essere malato. Secondo me, avevo 18 anni, l'idea poteva essere carina, non ho nemmeno pensato che poteva passare il messaggio che si può guarire senza un medico, senza un esperto, invece così non è, c'è sempre bisogno di uno specialista. Comunque, con qualche settimana di lavoro avevo un'idea, avevo il soggetto, avevo messo giù la sceneggiatura, tra l'altro più o meno professionale. E questo sono io che mi atteggio come un regista. Ero partito dal titolo del romanzo La coscienza di Zeno, perché si nominava La coscienza, e avevo trovato il titolo per il mio corto, La coscienza di Remo. C'era una storia da raccontare, la modalità in cui andava raccontata, la scadenza del 31 gennaio 2015 per inviare quel video ad un concorso che avevo trovato online. Cosa mi mancava? Gli attori, le musiche, le location, una videocamera? Ma perché la voglia irrefrenabile di raccontare una storia? Torniamo indietro. Questo sono io a 12 anni, deficiente davanti alla videocamera, presa dal benzinaio con la raccolta punti. Mentre qui sono dietro la camera che riprende i miei fratelli, che all'epoca erano così e oggi sono così. Già, stanno invecchiando male. Dopo quella videocamera che faceva i video verdi, è arrivata questa fotocamera digitale regalata a mio fratello per i suoi 18 anni, che io ho usato per riprendere letteralmente tutto. Facevo video per ogni occasione, passavo le ore su Movie Maker, quindi sentivo il bisogno di realizzare un prodotto video. Ma allora era un videomaker? Ma io che cazzo ne so, scusa? Vabbè. Senti, partiamo dalla fine. I titoli di coda sono importanti in un video? I titoli di coda sono importantissimi, cioè così capiamo ognuno cosa ha fatto. Cioè. Ah, perché pensa al mio video, io ero sceneggiatore, montatore, regista, tutto io ho fatto. Vabbè, dai. Ultima domanda e ti libero. In un video, in una produzione video, la fotografia che cos'è? Come prima è importantissima, cioè tutta la questione delle luci dove le metti, cioè ogni singolo dettaglio, No, perché cioè, nei titoli di coda del mio video, io sotto la voce fotografia ho messo i nomi di due amiche che sono venute sul set a scattare le foto. Non so se... È caduta la linea? Vabbè. Torniamo al video. Io non ero ancora pronto a metterci la faccia, perciò ho cercato tra i miei amici e avevo trovato i personaggi, e nel frattempo il titolo era diventato Il sole brucia sempre, perché anche se si staglia qualche nuvola nella nostra vita, comunque il sole continua a splendere. Il video inizia con questa silhouette di grand cinéma e poi una serie di situazioni in cui il protagonista Remo, che in realtà è Fernando, mostra i sintomi della depressione. Qui tutto il tempo che passa a letto, con una scena sfocata sottoesposta, qui non ha appetito, con una scena sovraesposta. Poi non ha la voglia di raggiungere i suoi amici, di uscire, è scocciato, la mamma gli chiede di fare la spesa, non vuole fare la spesa, non vuole fare un cazzo, se ne va sul divano, spegne la TV, non vuole sentire nemmeno altre voci, però si ferma un attimo e ripensa a quei momenti in cui aveva delle passioni, quando suonava la chitarra, quando usciva con i suoi amici, stava in giro, era felice, sorrideva. Un giorno però fa un incontro che gli fa scattare qualcosa, vede una ragazza, una presenza che in realtà non c'è, però non la riesce a dimenticare, continua a vedere il suo viso, torna lì per cercarla e guarda caso lei è lì, si siede a fianco a Remo Fernando, lo fa parlare, gli fa tirare fuori tutti i suoi problemi, ma quella ragazza non esiste, se ci fossero dei passanti... Parlando si fa notte, scendiamo nel buio della malattia e con la luce del nuovo giorno, che cosa succederà mai? Scontatissimo, la ragazza bianco vestita, Alessia, che rappresenta la coscienza del protagonista, lo aiuta a riprendersi e sentite qua che doti da regista. Inspirate, espirate, ok, vai Ale, guardalo.
Poi Alessia continua la sua opera di ripresa verso Fernando, verso il protagonista, quindi gli modella un sorriso sulla faccia, lo spinge a fare una corsa, a muoversi. E questa è probabilmente la scena più bella di tutto il video. Qui che si rallenta, loro che si guardano. Poi si fanno dei selfie, si scattano delle foto, fanno delle smorfie, tutte cose che aiutano Fernando a tornare a sorridere, a riprendersi. Infatti alla fine il nostro protagonista guarisce dalla sua condizione, tornerà finalmente a prendersi cura di se stesso e soprattutto a sorridere. Fine, era questo. Le musiche per copyright non posso farvele sentire, comunque all'inizio c'era un pianoforte triste, nella seconda parte una canzone più ritmata di un gruppo inglese, proprio per sottolineare i due stati d'animo differenti. Ho dovuto velocizzare qualche clip per non allungare troppo questo video, ma il corto originale non faceva così cagare. Cioè, sì, però non così tanto. Riguardandolo dopo un po' di anni mi sono reso conto che... Brutto. Però c'è rimasta quell'esperienza, i ricordi, le risate, ci è piaciuto girare quel video e chissà che non ritorneremo con un 2.0. A questo punto ringrazio Fernando, Alessia, Davide, Giuseppe, Iole, Vanessa, le due Carmen, Lucia che mi ha prestato la macchina fotografica, Ilaria che tra le altre cose mi ha prestato la porta di casa, mia cugina Rosanna, tutti per aver contribuito e partecipato a questo video. Vi lascio tutti i loro riferimenti qui sotto nel box, il videomaker rossiccio è Duku, vi lascio anche i suoi riferimenti qui sotto, vi consiglio di seguirlo perché è davvero un personaggio. A proposito, prima penso ci fossero problemi di connessione, lo vado a richiamare.